quinta del campionato di calcio amatoriale al Valerio di Castrovillari non sortisce sorprese, anzi cementifica e consolida i pronostici di inizio stagione. Stagione che per la All Blacks era cominciata in sordina in virtù dei 3 pareggi consecutivi. Ora, dopo le 2 vittorie conseguite, gli australiani si appostano a ridosso delle grandi e nei quartieri alti della classifica. Infatti, grazie alla vittoria per 2-1 sui Fornai, si portano a 9 punti e restano con Barça e Bayern Monaco ancora imbattuti. Vittoria facile anche per l'Olympiacos che grazie ad un ritrovato Mazza, autore di 2 gol, supera le contrade, centra 3 legni e sfiora ripetutamente la goleada accasandosi in terza fila. Altra bella gara per la Red Bull che dopo aver bloccato sullo 0-0 i catalani nella scorsa settimana pareggiano 1-1 contro l'altra capolista e rivelazione di questo torneo, il Bayern Monaco. Addirittura i ragazzi di Patron e Cersosimo sfiorano il colpaccio portandosi in vantaggio a pochi minuti dal termine. Vengono però raggiunti dai biancoverdi che conservano quantomeno la seconda piazza. Nel posticipo invece bella vittoria della Dinamo Pollino ai danni di una bestione senza corpo e anima che subisce senza reagire la freschezza dei tricolore. Termina infatti 1-0 per Minisci e compagni. Altra vittoria sofferta, quella della Red Devils che nei minuti di recupero batte un Napoli sciupone distratto. Sempre di misura il San Vito ai danni dell'Idea Grafica che continua a sostare nei bassi fondi della classifica. Senza storia la cinquina con il Barça liquida un Emperor mai in partita, contratto e timoroso. Bello e avvincente anche il successo della Bianchino sul Bayer Leverkusen, 3-2 per i ragazzi di Palmisano che così abbandonano l'ultima posizione guadagnando posti in classifica. Entusiasmante all'insegna del fair play il 3-3 tra Brescia Club e Aston Villari. Nome? Egidio. Matteo. Cognome? Bonafini. Libonati. Soprannome? Il capitano. Per alcuni Leoncino. Età? Non si dice. 33. Ruolo? Centrocampista. Difensore centrocampista. Squadra? Olympiacos. Red Bull. Per chi tifi? Per la Juve. Inter. E al Valerio? Olympiacos ovviamente. Red Bull. Chi dei due è più forte di testa? Io. Io. E di sinistro? Io. Lui. Chi di voi due cucca di più? Lui. Io. Se segni, come festeggi? Faccio la Macarena. Urlo. Il gol più bello della tua carriera? Non me lo ricordo. 2 domeniche fa contro la Bianchina. Fai la telecronaca di quel gol. Di testa. Palla contesa centrocampo, scende la palla in verticale, tiro al volo da centrocampo sotto l'incrocio. Cosa ne pensi del tuo mister? Un grande, Giannuzzi, un grande mister. Simpatico. Il tuo arbitro preferito? Bartolucci. Bartolucci. Il più forte giocatore del Valerio? Io. Mimmo Paduan. La squadra dove non giocheresti mai? Dimmene una, non mi ricordo. In nessuna. La squadra più sfigata? San Vito. San Vito. Futuro anteriore del verbo segnare? Sono andato in crisi. Segnerò. E il trapassato prossimo del verbo segnare? Matteo, rispondi te. Io segnai. Parliamo di sesso. A quanti anni la prima volta? 6 anni. 17-18. Gino, fai a Matteo la faccia più brutta che riesci a fare. Matteo, fai a Gino la faccia più brutta che riesci a fare. Gino, matrimonio per la vita o un'avventura di una notte? Matrimonio per tutta la vita. Matrimonio per tutta la vita. Questi risultati alla quinta giornata: 1-0 Red Devils a Napoli, 1-0 San Vito Idea Grafica, 5-0 Barça Emperor, 3-2 Bianchino Bayer Leverkusen, 3-3 Brescia Club Aston Villari, 2-1 All Blacks Fornai, 2-0 Olympiacos Le Contrade, 1-1 Bayer Monaco Red Bull, 1-0 Dinamo Pollino Bestioni. E questa la classifica: apre il Barça con 13 punti, seguono Bayer Monaco 11 a 10, Olympiacos e Dinamo Pollino a 9.
9 Bestioni Emperor e All Blacks, a 8 San Vito, a 7 Red Devils, a 6 punti Fornai, Bayer Leverkusen, Red Bull, Aston Villari, a 4 Bianchino, a 3 Idea Grafica, 2 Brescia Club, chiudono a 1 punto Napoli e Le Contrade. Questa invece è la classifica, apre Guzzetti con 7 reti per il Barça, 4 reti Laurenzano del Bayer Leverkusen e Capano del Bayer Monaco. Prossimo turno, sesta giornata, Barça Red Devils, Olympiacos All Blacks, Fornai, Dinamo Pollino, Le Contrade, Emperor, Idea Grafica, Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, San Vito, Bestioni, Red Bull, Napoli, Aston Villari, Brescia Club, Bianchino.